Buongiorno, buongiorno. Quasi buon pranzo perché è quasi me è mezzogiorno passato. Oggi me la sono presa comoda, molto comoda, perché ieri sera non stavo molto bene. Sono raffreddata, insomma, ho un po' di mal di testa, quindi sono un po' acciaccata. E quindi stamattina me la sono presa molto comoda, ho dormito, sono stata al caldo, in sostanza mi sono rilassata. Però adesso devo iniziare a fare qualcosa, devo lavorare, anzi mi devo vestire, devo fare, vabbè, colazione per pranzo, mi devo vestire e poi devo iniziare a lavorare, quindi devo andare ad Ostia a lavorare. Oh mio Dio. Brufolotto. È quasi passato, però è andato un po' la chiave in realtà anche oggi. Ho un po' di mal di testa, insomma, mi prenderò qualcosa, una cibalgina, qualcosa giusto per il mal di testa. E basta, quindi mi porto con me oggi, niente di particolare. Non sarà una giornata particolarmente movimentata perché, appunto, come detto, devo solo vestirmi, prepararmi, andare a casa dei miei, quindi penso che non mi trucco neanche, anzi, non mi trucco sicuramente neanche, infatti non mi trucco quasi mai. Oh, Dio mio, sto male. Ora pure qua i brufoletti. Sono l'una e le due praticamente. Ho mangiato. Adesso sono andata appunto a casa. Ho sbagliato pure strada perché ho fatto la puntina, ma dovevo in realtà uscire da un'altra parte e quindi alla fine mi sono trovata sul raccordo. Sono dovuta uscire sull'uscita di Ostia. Sì, di Ostia del raccordo, però vabbè, diciamo. Alla fine il risultato è sempre lo stesso. E quindi basta, adesso sto andando, mi sono fermata a prendere da mangiare da McDonald's, ho preso il doppio cheeseburger, il menù quello che hanno rimesso, una figata. Tra l'altro c'ho anche le unghie da zingarella, infatti adesso mi sono portata pure la cosina degli smalti da viaggio in modo che da mamma mi sistemo. E domani devo andare, domani sera, non so però ancora se ci riesco ad andare o meno, ho un evento a un'agenzia di moda, un'agenzia di modelle anzi proprio, e praticamente ci fanno fare una lezione su come si sfila e tutto quanto, e dobbiamo portare tacchi anche, tacchi, trucco e parrucco, e per me sarà un incubo, sempre se ci vado, perché devo vedere come riesco a organizzarmi col lavoro, perché comunque non è proprio la grazia sui tacchi non è proprio la mia caratteristica principale, perché comunque non è che sono proprio così leggiadra e sono anche abbastanza sgraziata. E quindi appunto hanno chiesto di portare i tacchi e di badare al trucco e parrucco, solo che appunto come detto non è proprio la mia. La mia caratteristica è la grazia nel camminare, sono abbastanza, cioè anche quando ero più piccola sono sempre stata abbastanza disgraziata perché ho comunque un passo pesante perché tendo ad appoggiare i talloni, quindi vado di tallone, sdon, 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 mi senti, quando arrivo mi senti, anche se ho le ballerine e quindi vabbè così. Oggi il tempo fa schifo come ieri, ma per fortuna fa più caldo, decisamente più caldo. Visto che in questo momento fanno 20 gradi, mentre ieri più o meno a quest'ora ne facevano 10, quindi diciamo che la temperatura si è un attimino riassestata. Tra l'altro ieri, quando siamo usciti quella mattina con Marco, facevano 7 gradi, cioè, ma per fortuna che mi ero messa il giacchetto pesante e che mi ero portata poi anche lo sciarpone, perché poi sono andata ieri mattina alla
all'avvio dei lavori, ho messo un pezzettino di video su Instagram e anche su Snapchat, però non so se c'è ancora. Sono andata all'avvio dei lavori per il dragaggio del canale dei pescatori, che è un canale appunto che c'è qui, e in sostanza faceva un freddo, c'era un vento. Per fortuna che mi ero portata uno sciarpone, cioè lo sciarpone che ho utilizzato per tutto l'inverno, e quindi bene o male stavo al caldo, sono stata all'incirca al caldo, però sotto mi ero... Che cavolo stanno a fare questi? Sotto avevo la maglietta, una maglietta abbastanza corta, e quindi mi lasciava un pochino la pancia scoperta, e una giacca. Il che non è che, cioè, la pancia comunque un po' era al fresco e non è stato proprio piacevole. Allora, sono andata da acqua e sapone, sto registrando dalla videocamera del computer. Sono andata da acqua e sapone e ho comprato qualche cosina che vi volevo far vedere. Allora, ho preso per provarli i nuovi smalti della Rimmel, quindi aspettate che tolgo il cosino. Allora, ho preso il super gel numero 20, 025 Urban Purple, questo qui, e praticamente io questo ce l'ho anche della linea precedente, è un colore che mi è sempre piaciuto. Poi ho preso anche il kit perché era in offerta a 9,90 euro, mentre solo lo smalto veniva 6 euro, una cosa del genere, a questo sapore, questo qui, e il colore, questo è 041 Darling Dahlia, e in fondo sentite Romolo che abbaia come un matto e mio padre che lo sgrida. E poi ho preso, aspettate che lo tolgo, della Debbie la base rinforzante, questa qui. Pagare 4 euro, 3 euro, una cosa del genere. Poi ho preso della Dove il bagno schiuma, questo, che è quello che ormai utilizzo da millenni, ancora non mi sono rifatta le unghie. E poi per provarlo il dentifricio White Now, questo della Mettent, e questo l'ho pagato, il dentifricio era in offerta, e se non sbaglio telefono, l'ho pagato 2,49 euro, credo con lo sconto di 75 centesimi, però non sono sicura. E poi la tinta, questa qui, castano dorato, voglio ritornare bionda, però credo che sarà un processo abbastanza lungo, quindi inizierò prima con il tinger lì di castano, questo qua. Questa l'ho pagata 5,90 euro. E poi Sauber, questo qui, che ormai, vabbè, lo utilizzo deodorante, lo utilizzo da un sacco di anni, questo è quello trasparente. E basta, quindi vi volevo far vedere anche questo piccolo haul che ho fatto da quel sapone. E ora torno a lavorare. C'è? Stasera si mangia la ciccia. Io e Marco invece i crostini. Ma sta testo questo forno. Oh mamma mia.